Puglia e Cile, più vicini di ciò che si pensa. Grazie alla firma di un interessante protocollo di intenti, il tacco d'Italia e la lingua di terra all'estremità sud-ovest del continente americano a braccetto nel segno della cultura con la C maiuscola. A Brindisi, presso Palazzo Nervegna, alla presenza tra gli altri di Carmelo Grassi, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, e Carmen Romero, direttore Fondazione Teatro Amil Santiago del Cile, sottoscritta l'intesa volta a favorire forme di reciproca collaborazione, scambi di esperienze artistiche, modelli organizzativi e promozionali. Obiettivo l'apertura internazionale del sistema regionale dello spettacolo, dal vivo del settore del teatro ragazzi e del teatro serale. Diffondere così la conoscenza del patrimonio culturale attraverso importanti vetrine intercontinentali. In quest'ottica ogni nuova programmazione teatrale è chiamata a contenere una maggiore presenza di spettacoli stranieri in modo tale da avviare un'azione di alfabetizzazione del pubblico nei confronti dei linguaggi internazionali più innovativi. È una cosa molto bella a cui abbiamo lavorato da un anno e mezzo. La Regione Puglia ci ha dato questo compito di aprire la Puglia teatrale al mondo, internazionalizzare la scena. E con l'America del Sud abbiamo avuto subito una disponibilità immediata, forse anche per i rapporti culturali che hanno sempre legato quei territori all'Europa e all'Italia in particolare. E questa volta abbiamo uno spettacolo argentino che però è coprodotto da un festival cileno e quindi un importantissimo festival cileno, Santiago en Mil, che vede tutto quanto il mondo teatrale partecipare a questo evento. Spettacolo Emilia.